E ciao a tutti qui da Abel FC. Nelle prossime ore Ekuban sarà a Genova per le visite mediche e la firma sul suo contratto che lo legherà al Genoa. Trovato l'accordo con il Trabzonspor per l'acquisto del calciatore classe 94. Sarà lui a sostituire Shomurodov, andato alla Roma. È un nazionale ghanese di 27 anni con un passato in Italia. Il Genoa ha chiuso per circa 2 milioni più bonus. Firmerà un contratto triennale. Ma chi è Ansah Ekuban? Chi è questo calciatore ghanese con passaporto italiano? Può far bene in Serie A? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e anche la carriera, ma prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo. Lascia un commento qui sotto su quello che pensi di questo neo acquisto del Genoa e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Caleb Ansah Ekuban è nato a Villafranca di Verona il 23 marzo del 1994. È un calciatore ghanese con cittadinanza italiana, quindi italo-ghanese, attaccante o ala, esterno del Genoa e della nazionale ghanese. Cresce in Italia a Villafranca, vestendo la maglia delle giovanili del Mantova e del Chievo, fino alla sua partenza in prestito al Sud Tirol, con cui inizia la carriera professionistica. Poco impiegato dai biancorossi, il 3 gennaio 2014 passa al Lumezzane, restando al club bresciano anche nella stagione successiva, conquistando la salvezza ai playout e giocando più spesso. Poi passa al Renate nel 2015, non facendosi notare particolarmente. E così, dopo varie esperienze italiane, non tanto fortunate, ma soprattutto di crescita, dove non è mai riuscito ad esprimersi al meglio, inizia il suo percorso all'estero. Passa alla squadra del Partizan Tirana, dove diventa uno dei pilastri della squadra e inizia a vincere e soprattutto a segnare tanto. Infatti, con la squadra albanese segna 17 gol in 34 partite, mettendosi in mostra definitivamente e richiamando l'attenzione di tanti altri club. Infatti, nell'11 luglio 2017 viene acquistato a titolo definitivo dal Leeds United, con cui firma un quadriennale. Ma la fortuna non è dalla sua parte. Quando si pensava che potesse esplodere in UK, si frattura il piede due volte e rimane fermo per molto tempo, ai margini della squadra. Così la sua avventura finisce negli UK, perché nell'agosto 2018 viene girato in prestito alla squadra turca del Trabzonspor per riscattarsi. Pochi credevano in lui in quel momento. Dopo gli infortuni nessuno ci scommetteva, ma è riuscito a fare grandi cose. Ha iniziato a giocare così bene che la squadra turca lo riscatta a titolo definitivo nel 2019. Ha vinto con il Trabzonspor una Coppa turca e anche la Supercoppa turca, giocando soprattutto in Europa League molto bene, acquisendo esperienza internazionale. Ha segnato 11 gol e 4 assist in 33 partite nella scorsa stagione, diventando sempre di più importante nella squadra turca, uno dei protagonisti assoluti della squadra, acquisendo esperienza internazionale anche con la maglia della nazionale del Ghana. Infatti dal 2019 è stato sempre convocato giocando 11 partite e segnando 3 gol. Ma anche se si trovava molto bene in Turchia, la voglia di tornare a casa, di tornare in Italia è stata molto forte e ha richiesto proprio alla squadra turca di essere messo sul mercato. Ha ricevuto tante offerte anche dall'estero, ma ha dichiarato pubblicamente che voleva tornare in Italia, che voleva venire a Genova. È un calciatore che piace partire da destra, come ala, come esterno, complici una velocità di tutto rispetto ed un tiro potente. È molto duttile in fase d'attacco, può ricoprire vari ruoli, anche gare in corso, dalla classica punta centrale al falso 9, come da esterno o anche da trequartista. Sfrutta al meglio i suoi 188 cm per 82 kg.
esplosivo e di potenza inarrestabile in profondità. Manca un po' di tecnica e controllo della palla, ma quando si tratta di correre e infastidire il difensore avversario, lui si trova a casa sua. Quando c'è lui in campo e sei in fase di contropiede, sembra che ne hai due giocatori in più in campo. È uno specialista nelle ripartenze. Quando vede un po' di spazio, ci mette il turbo, difficile da fermare. Secondo me, al Genoa può fare la differenza se messo in campo insieme ad una punta di peso. Potrebbe essere una delle sorprese della nostra Serie A. E tu, che ne pensi di Khaled Ansah Ekuban? È l'uomo giusto per il Genoa? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo, e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao ciao!